Ciao ragazze, sono tornata alla mia vecchia postazione e dunque sono emozionatissima perché dovete sapere, cioè chi mi segue lo sa, che tutti i video che ho messo fino adesso sono video che ho registrato in estate, infatti ho le maniche corte, non ho avuto un attimo per registrare un video, quindi mi mancavate proprio, avevo una voglia di chiacchierare con voi. Allora oggi volevo fare un video, diciamo che è un video richiesta. Mi avete chiesto di farvi vedere i miei vestiti. Allora io cercherò cercherò prima impallo, però non taglio niente, ragazze. Allora cercherò di farveli vedere il meglio che posso, insomma. E poi ci tengo anche a farvi vedere la mia camera da letto nuova perché finalmente è arrivata. Dovete sapere che abbiamo dormito 2 mesi per terra praticamente perché questa camera non arrivava. E niente, quindi vi faccio vedere un attimino i miei vestiti, insomma, quelli che mi trovo sotto mano. E poi vi faccio vedere anche la mia camera fantasmagorica. Allora, spostiamo la macchinetta come al solito. Dunque, innanzitutto scusate perché accosto un attimo la finestra. Dovete sapere che a Roma adesso fa un caldo boia. Allora, innanzitutto ho fatto il muro lilla perché mi piace da morire. Poi i miei comodini, la mia amica mi ha regalato anche la sveglia di Spank. Il mio letto che la trapunta non c'entra un cavolo, lo so, Phoebe, che si sta sbranando il suo gattino, però ancora devo comprarla, insomma, che si abbina alla camera. Il letto è di legno con la spalliera di ecopelle pitonata. E questo è l'armadio, però aspettate ragazze che non si vede un cavolo da qua. Lo specchio e eccolo qua, l'armadio gigantesco bianco. Qui c'è la mia passione Marilyn, e anche sul muro, poi sulla spalliera ci andrà fatto un disegno di Marilyn, me lo farà mio zio a mano. Poi diciamo che qui c'è il televisore, ma non è questa la postazione perché il carrello va levato e il televisore va sospeso, quindi ancora non abbiamo finito. Allora, bando alle ciance, vi faccio vedere un attimo, diciamo, le cose che sono riuscita. Sembra che ho pochissime cose, anche perché tante cose, ragazze, ce le ho in valigia perché domani parto. Quindi diciamo che qui c'è qualche giacca estiva, questa tipo militare, e poi qui c'è una giacca, diciamo, da cerimonia gessata con qualche gonna. Qui ho tutte le mie tute, però vi ripeto che due ce l'ho in valigia. E qui ci sono tutti i miei pigiami, perché io non dormo col pigiama, ho tutte tute vecchie o fusonne e uso come tuta. Poi qua ho innanzitutto dei jeans, questi qua carini con le impunture. Poi ho la mia giacchettina di pelle che uso praticamente tutti i giorni, nera. Poi ce l'ho marrone. Aspettate, non vorrei mettere. Ce l'ho marrone. Ce l'ho un'altra marrone un pochino più grande, diciamo che sotto a questa ci metto la giacca jeans. Rossa, di pelle sempre, diciamo un po' stile chiodo. Carina, questa l'ho presa in saldo, invece di 40 euro l'ho trovata a 19 euro da Bershka. Poi qui ho, diciamo, delle maglie a casacca con la cinta. Questa è nera con i tasconi e sotto ce n'è un'altra viola. Va praticamente sotto a leggings, diciamo. Poi qui ho un maglione pesantissimo, c'è anche la cinta. Io sto cercando, ma mi sa che se ve li faccio vedere dallo specchio faccio prima. Ecco, infatti. Muy intelligente, no, non si vede un cavolo. Vabbè, vedetelo così, ragazzi. Insomma, della Diesel mi sembra che è questo. Questo che è carinissimo, che l'ho preso diciamo dai cinesi, ma è carinissimo. Giacchetto col cintone. Naturalmente, ragazze, seconda parte del video dovremmo fare. Poi ce l'ho bianco, questo anche è bellissimo, giacchettone. Ne abbiamo un altro sul prugna. Poi qui ho il mio, porca miseria, spolverino della Guess. E dentro ce n'è un altro della Diesel.
che uso diciamo molto poco. E qua ci sono, vabbè, qualche sciarpina, diciamo. E qua, ah, ecco che caspita c'era. E qui ci sono, vabbè, ragazze, ve li faccio vedere lo stesso. Diciamo tutti i miei baby doll. Uno sull'altro. Vabbè, insomma, le mie cose. Poi chiudiamo, se riusciamo, mettendo dentro i cuscini. Come odio fare questi video, ragazze, perché vengono tutti traballanti. Allora, qui ho uno smanicato, mi ha regalato mia sorella, l'ha preso da Zuiki, e una giacchettina carinissima, questa ve l'ho fatta già vedere negli acquistini, mi sembra che l'ho presa da Kire, e sotto ce ne sono altre due, una così e una rossa, ma ragazze non le uso mai perché hanno tipo 20 anni. Qua ho qualche camicetta, quindi una sull'altra ve le vorrei far vedere, ma se stacco tutto è un problema. Vi faccio vedere un po' così, coprispalle, tutti i miei gilini che uso l'estate, uno sull'altro, una camicetta e un altro giacchettino, vabbè. Qua ho tutti i maglioncini che, ripeto, adesso è svuotato perché li ho praticamente messi tutti in valigia. Questi maglioni, qui ci sono tutti i maglioncini di Bershka. Qua dentro ho messo tutti i miei cappellini, peccato che, mannaggia la miseria, ce n'avevo carinissimi e non ve li posso far vedere adesso. Tutte le mie pashmine, copricollo, manicotti e guantini, questi sono un amore, e anche questi carinissimi. Ok, qui ho di nuovo magliette da mettere sotto le tute a maniche lunghe, quelle con cui lavoro, due camicie. Qua ho tutti i leggings ancora tutti incartati, tipo jeans da mettere. Qui ho altri jeans perché mi si è rotta la stampella, quella per appenderli, devo andare da Ikea e li devo ricomprare. Qua, vabbè, ho tutti i miei reggiseni, le mie cose, vabbè, non ve le faccio vedere, sono cose intime. Qua tutte canottierine e magliettine e pigiamini per la notte. Un'altra, tutte canottierine che uso per dormire, diciamo, e magliette che uso per dormire. Qua invece ho tutte le mie magliettine canottierine, queste cose qua, i body, un'altra magliettina, tutte le canottierine diciamo di Bershka e magliettine diciamo un po' più estive. Poi ho un'altra scatola, vabbè, ho i costumi, non ve li faccio vedere. Qua ho tutti i miei calzini e dietro anche c'è un divisore, ragazze, ma è un problema prenderlo. Qua ho tutte le mie cinte, non tutte perché una ce l'ho addosso. Qua ho altri reggiseni. Qua ho messo tutte le mie borse, così stanno in ordine. Qua su ci sono tutte cose estive, gonne, minigonne. E qui ho le mie borsettine, diciamo, a pisa, a forma di tartaruga. Eccole qua. E diciamo che, poi vabbè, lì in quella scatola ho le cose estive, ragazze, però diciamo che anche lì dovrò trovare una sistemazione. Adesso praticamente vi lascio alla seconda parte del video, facciamo un'inquadratura su Marin. No, mi giro. Allora, facciamo la seconda parte del video, vi faccio vedere altri giacconi che ho nell'altra camera. Ci vediamo dopo.